parte ora dobbiamo prepararci psicologicamente, ok? Ma come fa a essere horror? C'è il guardo. Adesso ti pugnala. Adesso c'è il jumpscare, dai. Monica sorride dolcemente. Ci conosciamo? Beh, abbiamo parlato raramente, ma no, caldissimo. Ma eravamo nella stessa classe l'anno scorso. Monica era probabilmente la ragazza più popolare nella classe, intelligente, bellissima, atletica, ma questo l'ho già letto io. Già, praticamente fuori dalla mia portata. Quindi, vedendolo sorridere così genuina, se è un pochino... per quale motivo sei qui comunque? Agglicciato o sbaglio? Eh? Agglicciato o sbaglio? Non sbaglio. Oh. Ah, agglicciato. Sì, l'ho visto anch'io. Pochino. Oh, stavo solo cercando il materiale per il mio club. C'è carta da costruzione. Che cazzo? Credo sia per gli origami. Non lo so. No, origami paper quello l'ultima volta. O evidenziatori? Che cazzo è? Penso che tu possa guardare nell'armadio. Sei nel club di dibattito, giusto? Ah, è riguardo a quello. In verità ho lasciato il club di dibattito. Ciclina, vai via. Davvero? Sei uscita? Sì. Essere onesta, non potevo sopportare tutta quella politica. L'aveva già detto. Budget, l'aveva già detto. Sì, l'avevi già detto, Monica. Cose che hai già detto. Sì, sì, in ogni caso, in quale club ho deciso di entrare? In realtà ne sto iniziando uno. No, quello di lettere. Tura. Io posso fare così. No, di letterature, va bene. Letteratura? Dul cosa vuol dire? Non lo so. Attenzione. No, Dul. Adesso distolgo lo sguardo, poi riabbasso la pagina internet e Monica mi uccide. Ne sarebbe capace? Forse. Non sembra così. Forse no, è più di uno che potrebbe accoltellare. Oh, è vero, più di accoltellare. Se esiste ancora Yuri, se esiste, teoricamente esiste. Se Yuri.chr c'è. Sì. Dull. Noioso. Non sembra un po' noioso? Eh beh, giustamente. E quanti membri hai fino adesso? Oh. Uno in meno di prima. Siamo solo in tre. È un po' imbarazzante, ma ci siamo solo in tre per adesso. E abbiamo difficoltà a trovare nuovi membri per qualcosa che sembra così noioso. Beh, posso capirlo. Ma non è per niente noioso, lo sai? Letteratura può essere qualsiasi cosa, leggere, scrivere, poesia... No, questo non lo so. Sì, l'ho detto. Intendo, uno dei miei membri, uno dei miei membri del club tiene anche la sua collezione di magma nel... Magma, sì. Magma. Ma anche nella ti piace il mio magma? Ci potrebbe stare per Sio, non l'ho mai fatto, glielo suggeriamo. Sio, questa te la serve. Cosa? Gratis. Aspetta. Sì, è divertente, così. Continua a insistere sul fatto che manga sia letteratura e... intendo, non c'è niente di sbagliato, penso. E a parte quello, un membro è un membro, giusto? Monica ha detto lei? Ehi, Kirito, per caso stai sempre guardando per un club? Ah, intendo, sì, ma no, questa qua non c'era di menata. Sì. No, c'era Sayori all'inizio. Però la solfa è quella. La solfa è quella, sì, lì, mi caso, c'è il club. Dove c'è una possibilità che tu possa farmi un grande favore? Non ti chiederei di entrarne a far parte, ma... Questo è diverso, invece. Se potessi almeno visitare il mio club, mi farebbe veramente, no, veramente felice. Per favore. C'era Sayori che diceva di visitarlo. Cupcake. No, gli diceva, ci abbiamo i cupcake! Potrò saltare su adesso. Beh, penso di non aver ragione di rifiutare. Inoltre, come potrei mai rifiutare a qualcuno come Monica? No, comunque prima ha laggato solo a pronunciare la parola Literature Club. Quindi quando entreremo proprio... Sicuro? Cioè, penso che potrei darci un'occhiata. Di poterci dare un'occhiata. Ah, fantastico! È molto carino da parte tua, lo sai? Ma in verità non è niente. Guarderò per il materiale un'altra volta, sei molto più importante tu. Grazie, come sei gentile, perché sta legando. E la musica non c'è e più. E oggi Marco è il giorno che ho, per cui vendetti la mia anima. Monica è il suo sorriso irresistibile. Questa cosa è? L'aveva detto, l'aveva già detto. Sul capo. È vero, si aveva detto che aveva venduto l'anima per un capo. Seguo timidamente Monica attraverso il corridoio. Sì, è la stessa cosa che faceva con Sayori. Ma perché sta laggando? Non lo so. Monica, prendi energia e apri la porta della casa, va bene.
ho paura adesso perché dovevano apparire sia Yuri che cosa. Però c'era anche Sayori che doveva apparire qua. Quindi, ergo, cosa succede? Sono tornata! E ho portato un ospite con me! Che cazzo è successo? No, dai, è ancora normale, dai. No, non è normale, non è normale. Non è normale. Un ospite? Ah, Nazi che non fa un cazzo. Seriamente, ho portato un ragazzo? Eh beh, che giustamente ne abbiamo fatto lo Yuri Root e ha glitchato su Yuri. Ah, dici. Forse è semplicemente entrata lei a caso. Oh, dai, non so. Non essere cattiva, Nazuki. Cioè, scortese. Ma comunque, benvenuto al club Kirito. Va bene, questo club è pieno di ragazzi che diventate carine, quindi fammi indovinare. Ah, sei il ragazzo di Monica, giusto? No, non lo so. Nazuki. La ragazza con attitudine va babà, sì, ok, questa sta riscrivendo ancora Nazuki per l'ennesima volta. Comunque, questa è Nazuki, è energetica come sempre, questa è Yuri, la vicepresidente. Zan zan zan! E quindi, Yuri, non perché, cioè ti voglio tanto bene, però sai cosa è successo all'ultimo vicepresidente? Te lo racconto io, vedi di non fare la stessa fine, possibilmente. Sono felice di incontrarti. Yuri vuole fare più tu, si è ben già letto, sì, è bello incontrarvi entrambi. Quindi stavo correndo alla casa di Kirito e ho deciso di venire a dare un'occhiata al club. Non è bellissimo? Aspetta, Monica! Non ti avevo detto di farmi conoscere in anticipo prima che tu portassi qualcuno di nuovo? Lo sai bene. Scusa. Non me ne sono dimenticata, ma mi è solo capitato di incontrarlo. In questo caso dovrei fare del tè, giusto? Sì, sarebbe fantastico. Del tè? Come l'altra volta? Abbiamo già fatto il tè con Yuri. 27 miliardi sì, di sì. Volte, anche la prima volta che siamo entrati con Sayori ho detto il tè, andiamo a fare. Ciao tè. Perché non ti viene a sapere Kirito? Ah no, vabbè, lo sappiamo. Va bene, Monica e Nazuki, ok. Mi sento ancora strano, quindi mi siedo vicino a Monica. Ah, per forza, perché non c'è più Sayori. Sì, questi sono gli stessi dialoghi. Vediamo un po'. Va bene, lo sapevo. Mondo di fantasy. Buona storia, appassionata. Riservata. Facciamo molte cose. Ok, lo sapevamo. Sì, una conversazione con una roccia. Che bello. Aspetta. No. Cosa ti sei perso? No. Questo non lo diceva Monica. Cosa? Cioè, Yuri diceva che a lei piacevano gli horror, ma Monica diceva, ah, non me lo sarei mai aspettato da te. E adesso Monica dice, me lo sarei aspettato da te, Yuri. Come fai a ricordarti un dettaglio così? Non lo so, però me lo ricordo. Allora, io sono sicuro il 99% di questa cosa qua. Vedi? Non me lo sarei mai aspettato. Ok, sì, abbiamo controllato dopo mezz'ora, perché non mi ricordavo appunto. Quindi è come se... Quindi, perché tutto è uguale a parte quello che dice Monica? Perché dice Monica? Nate Yuri. Non ci stava, non si chiude. Guarda, scriviamo un poema, prossima volta. Tutti siamo sullo stesso livello. Ah, intendo dire una buona idea. Ok. Ah no, aspetta, ha detto qualcosa di diverso ieri. Sicuro? Sì. Penso che tu abbia ragione, Monica. Dovremmo probabilmente iniziare a trovare attività per tutti, in modo che tutti partecipiamo insieme. Ho deciso di prendere la responsabilità di vicepresidente, dopo tutto, e devo fare il mio bello per... Mio bello? Dal mio meglio. È un passo importante da fare per noi. Lo credi anche tu, Kirito? Aspetta, c'è ancora un problema, quale che è? Vabbè, non ho ancora accettato. E adesso dov'è? E adesso non c'è Sayori perché non ha più fiato. Che scena mozzafiata. Esatto. Quindi con quello parto dal club e verso la mia strada per caso. Ok, questa potrebbe succedere qualcosa, perché io mi ricordavo che qua elencava 4 ragazze, il problema è che ne elencherà 3. 4. Nazuki, che cazzo è stato quello? Gli FPS che fanno cacare. Yuri, ma perché gli FPS fanno cacare? Ma facciamo un attimo questa cosa bella. Credo che non sia voluta. Quella mozzia, no? Va bene, la fortuna mi aiuterà a scrivere un poema. Quindi...
Abbiamo sbloccato un poema speciale. No! Sì, no. Sì, dobbiamo. Un sogno. Oh, questo è scritto in maniera comprensibile. Sembra un fatto macchina o computer. Sì, è macchina. Macchina, macchina. Cioè, ero a casa di un mio amico, eravamo in quattro. Mi sono ritrovato a dormire mentre tutti stavano parlando e guardando la TV. I miei sogni erano ancora a casa del mio amico. L'unica differenza era che c'erano delle lumache che uscivano dalla TV. Nails e unghie. Lumache e snails. No, snails, giusto. Nails e unghie. Quindi c'erano delle unghie che uscivano dalle pareti da tutte le parti. C'era già qualcuno che non riconoscevo. La persona che non riconoscevo ha detto una battuta e tutti hanno riso. Svegliato il suono di tutti che ridevano per quello successo in TV. Quindi la risata non era parte del sogno, ma era il rumore che mi ha svegliato. Mi chiedo chi fosse quella persona e come sapeva raccontare uno scherzo in quel momento. In barzelletta. Ma questa cosa qua però è molto sensata, perché effettivamente quando sogniamo tendiamo ad associare tantissimo quello che sentiamo, e la nostra mente lo fa in una frazione di secondi proprio. Tutto qui? Non c'è più 6 ore. La mia domanda è: siamo sicuri che tutte quelle parole che ci sono qua riguardano solo Yuri e Nazuki? Cioè, te dici puoi prendere le parole di Sayori e no, che non fa saltare nessuno? Allora, innanzitutto possiamo cambiare route se ci va. Quindi potremmo tentare di andare con Nazuki. Cioè Yuri l'abbiamo già vista, tutto sommato. Tanto alla fine dobbiamo farle tutte e due. Va bene, quindi me. Facciamo Nazuki. Oh, Kawaii, sicuramente. Ecco, tipo Beauty. Io secondo me salta Nazuki. Salta Nazuki. Death? Death salta cosa, Yuri? Sì. E Peaceful? Peaceful salta lei. Ok, ma questa saltava Sayori. Sicuro? Che cosa strana. Io ti giuro che mi ricordo che tu avevi scelto un matrimonio e saltava Sayori. Ma forse adesso che non c'è più, semplicemente salta quella più sì. Che si avvicina di più al suo... giochi, rosa. Rainbow... proviamo a farle passare tutte, che magari... Bacio? Beh, sono quelle un po' più scontate. Boop! Nil. Cute. Bedank. Sadness? Salve Yuri. No, ti ricordi che era Nazuki? Faceva le cose di va. Sayori. No, era Sayori, mi sto confondendo. Sayori, proviamo. Ok, questa cosa qua non l'ho capita però. No. Love. Beh, Love salta Nazuki. Sì, ovviamente. Summer. Candy. Kitty. Com'è facile. Joy. No, questa invece no. Perché? Perché a gioia dovrebbe saltare? O sono stata. O la personalità di Sayori è stata ripartita? Cioè, Sani? Divisa? Sono saltate tutte e due. O no? Saltate tutte e due. Cos'è che hai scelto? Sanni. Solare. Soleggiato. Soleggiato. Non è normale. Teoricamente. Firewall, fan. Mi stavo premendo proprio paurissimo. Sì, ma perché dunque? Bunny. E piuma, oscuro, universo. E Dark teoricamente salta Yuri. Sì. Vacation. Ok. Beh, direi di grande un ragazzo. Vabbè. C'è ancora Kirito. Oh. Ok, non c'è. Hai visto come ha skippato direttamente alla parte del club e non. Eh beh, ovviamente non c'è Sayori, cosa devo fare? Vedere glitchare tutto il mondo? Sì. Poi sono strano, non metterò la mia parola. Fa di letteratura, bla. Non lo fare mai più, Yuri, ti prego, please. Cazzo è. Grazie per mantenere la tua promessa a Kiri. Ma cosa diceva ma Sayori? La promessa di cosa? Che si è unito al club. Probabilmente lo diceva. Ciao Nazuki! Ma ciao! Se appari in una maniera meno inquietante mi farebbe piacere. O andiamo come se dovesse riposare. Sei già stato trascinato qui da Monica. Sta ragionando. Scusate, sulla nota. Sì, esatto, mi posso sentire una nota strana. Sei già stato trascinato qui da Monica. Ma che musica è poi questa?
Quella non male. Quella di Shayori. No. No, no, aspetta. Davvero? Beh, ma si chiama Ohayo Sayori, mi sa che si chiama. Ma cosa c'entra in questo caso? Non lo so, però è divertente, allegra. Cosa c'entra? Comunque, se Natsuki e Yori si sono glitchate così, non immagino come si glitcherà Monica. Ma io sono... Ma qua è del club. Questo qua non è normale del club. A me sembra che abbia fatto un... Ci dici che è cambiata? Non lo so, non lo so se è pianificato questo... Ma se non ci pensi niente... Monica è un po' difficile leggere. Ma poi guarda com'è sproporzionata rispetto alle altre due. Scusa? Colpa ancora. Ma sono Nazuki è una... Ma anche Yuri è sproporzionata. Ma è storta l'aula. Si sta... Oh mio si, Dio! Si è mosso! Che... Si è mosso lo schermo. Non l'ho visto solo io. No, l'ho visto anch'io. Mi sta venendo male. Guarda quanto si zoom. Si sta muovendo. Sì, mi sta venendo male. Guarda la sedia. Ma mi sta venendo male. No, che cosa brutta. Penso che è una bocca. Qualcuno che ti ha. Sta laggando come Gesù Cristo un FPS. Ma cosa? Non capisco. Ma non vedo. Nazica bloccata tra parole Monica e manga. Manga e letteratura. Sconfitto, ok, torno alla sua scena. Cioè, Yuri sbaglio è? Sì, è tipo... No, lo schermo continua a muoversi. Lo schermo continua a muoversi. Anche vicepresidente. Sì, vedi che la musica salta. Sì, anch'io l'ho sentito. Non sono così esperto di musica, quindi no, fido su sentito... due. No. Si fa... Vabbè, dovevi cioè, non così esageratamente, però... No, non si è mai fermato. Grazie! Io ti ringrazio. Non sento anche. Sì, se no si mettevamo a leggere il libro con Yuri. Esatto. Sospirare dall'armadio. Sembra essere scocciato da qualcosa. Mi approccio a lei nel caso gli serva qualcosa. Anche stavo ancora cambiando la musica. Sta cercando per qualcosa qui? Fucking Monica! Cosa? What? Ma dietro, c'è scritto qualcosa? Dietro sembra scritto You're looking for something there. Adesso lo schippo il dialogo così. Freaking Monica. Perché è YouTube friendly. Non lascio mai le mie cose al posto giusto. A quel punto se mantenere la tua collezione organizzata se qualcuno ci l'ho vista dentro. Oddio. Va bene. Manga. Leggi manga, giusto? A volte. Manga è una di quelle cose che non puoi ammettere che leggi davvero finché lo capisci. Ah, capisci che lo fa anche l'altra persona. Come lo sapevi comunque? Ho sentito che ne avevi parlato a un certo punto. Inoltre è più o meno scritto sulla tua faccia. Cosa intendi dire? Vedi? Questi dialoghi invece sono diversi. Per questa è la parte di Nazuki che non l'abbiamo mai assolutamente fatta questa. C'è una lista di volumi, penso, che sono sullo scaffale, curioso ne tiro fuori uno. Eccolo qui. Nazuki lo tira fuori da me. C'è lo strappo di mano, lo rimette nella scatola e rimette il volume in mezzo agli altri. Ah, molto meglio. Oddio. Vedere una scatola con un libro mancante probabilmente la cosa più irritante in questo mondo. Conosco questa sensazione. Da una casa di vicino alla scatola. Parfigures. Una serie che non ho mai letto nella mia vita. Probabilmente è fuori dalla mia demografia. O è semplicemente terribile. Se vuoi giudicare lo puoi farlo attraverso la porta di una... il vetro di una porta. E indica la porta della classe. E non stavo giudicando niente di che. Non stavo dicendo niente. È dal tono della tua voce. Allora, ho capito dal tono della tua voce, ma... Ti dirò una cosa, Kirito, considera una lezione. Non giudicare... Infatti... Non giudicare un libro dalla copertina. Infatti... Magic tira fuori il volume del... Ok... Ti mostrerò il perché. Ok, metto il libro nelle mani. Guardo la copertina. Mostra quattro ragazze
Beh, è la copertina di Doki Doki. È Doki Doki, è palesemente Doki Doki. In pose femminili. È quattro ragazze colorate. Cioè, colorate. Colorful attire, no. Che sono vestite in modo colorato. In pose femminili. Muoio. No, vuol dire carino. Carino, semplicemente. Sì. Fida. Va bene. Questo era l'impanato. Nanzo che mi tira il braccio e mi tira fuori dall'armadio. Come eri dentro l'armadio? Stavano cercando si le cose. Sì. Prendo una sedia. Ah no, si siede in parte al muro. Sotto la. Cioè, con dentro la luce della finestra. Picchiata sul terreno in parte a lei, segnalandomi di sedermi lì. Ok. Non sarebbero più confortevoli delle sedie? Prendo la mia sedia. Ah no, mi prendo posto. Prendo posto. Le sedie non funzionerebbero. Non possiamo leggere allo stesso tempo in quel modo. Eh? Perché ciò? Ah, penso che sia più facile. Ah no, è più facile essere vicini in questo modo. Non dirlo! Mi farei sentire strano riguardo a questo. Nanzuki incrocia le sue armi. Le braccia. Le sue armi. Sì. Le sue braccia. E si allontana di. Un pollice. Sì, un pollice. Pochissimo. Scusa. Non mi aspettavo comunque di sedermi vicino a lei. Non che possa dire che è una cosa particolarmente brutta. Apro il libro. Cioè, io sto pedofilia, portami via. Apro. Alla stessa età. No, è del primo anno. Cos'è? Vabbè, non c'è minchia, due anni di differenza. Cioè, appunto. Lo sono un secondo prima che Nazuki, ancora una volta, prenda parte del mio spazio personale e sperando. Mentre spera che non me ne accorga. Posso sentire che mi sta ascoltando oltre la spalla. Più e più eccitata di leggere di quanto lo sia io. Wow, quanto è passato da quando ho letto l'inizio? Cioè, non torni indietro ai vecchi volumi una volta ogni tanto. Perché, Fraps? Mi spieghi qual è il tuo problema? Bene, oltre a Fraps che vuole farmi litigare, oggi c'è qualcos'altro. Non torni indietro a leggere il... I volumi. Sì, cioè, non continui ad andare avanti indietro tra i volumi. Non in realtà, magari a volte dopo che ho finito una serie. Ehi, stai prestando attenzione? Lo sono, ma non è successo niente fino adesso, quindi posso parlare allo stesso tempo. Sembra riguardo un gruppo di amici nella scuola media. No, high school e liceo. Penso che si intenda dire che è una cosa già vista. Ah no, mi sono stufato di questo visto che è difficile, ma è raro per lo scrittore intrattenere la persona abbastanza per la mancanza di trama. Trama. Ciao Nanzuki! Ciao Nanzuki! Come hai messo strano questo? No, in realtà è giusto, però vabbè. Sei sicuro che non sia... Questa immagine sembra proprio piccolissima. Eh beh, non sarà grandissima neanche lei. No, non lo è. Anche se mi stai guardando a leggere a punto e basta, beh... Mi va bene così. Se lo dici... Ho notato una cosa, ma forse... Che non cosa? L'ingegnazione? No, niente, tranquillo. Penso che sia divertente condividere qualcosa, no, qualcosa con qualcun altro. Mi emoziono sempre quando convinco qualunque dei miei amici a iniziare una serie che diverte anche me. Lo sai cosa intendo? Non lo sai? Non lo saprei. Che intendi dire? Non condividi i tuoi manga con i tuoi amici? Potresti non... cioè... Rab i team, cioè sarebbe tipo quasi con uno sbattimolo in faccia come cosa. Ma questa parte qui sarebbe analoga a quella di Yuri mentre dava la cioccolata? No, no, ma molto no. Prima, quando l'abbiamo letto la prima volta. Ragazzi, scusa. Come se potessi convincere qualsiasi dei miei amici a leggere una cosa di questo tipo. Pensano solo che i manga sono per ragazzi, non posso... Kids è più bambini. Ah, non posso neanche tirare fuori l'argomento... Senza che loro siano... Non sei ancora cresciuta? Mi fa venire voglia di picchiare, di dargli un pugno in faccia. Conosco questo genere di persone. Giustamente... È molto più difficile trovare amici che non giudicano, che molto mi rispetto a quelli che lo fanno. Sono comunque un genere di perdente, quindi... Ciao. Quindi penso che gravito attraverso gli altri... Perdenti. Perdenti
col tempo. Ma probabilmente difficile per qualcuno come te. Eh? Sì, è parecchio accurato. Aspetta, quali guardi? Mi sembra che non posso nemmeno tenere nella mia stanza. Mio padre... Cioè, will be the shit out of me vorrebbe dire che mi farebbe il culo a strisce, letteralmente. Will be the shit out of me? Se, cioè, mi picchierebbe sì, no, sangue, se... letteralmente mio papà mi ammazzerebbe se mi trovasse. Il papà di Natsuki? Natsuki, sì. E non era Natsuki a parlare? Non so nemmeno cosa... non so cosa farebbe mio papà se li trovasse. Sì. Cioè, in poche parole, quelle, fra quelle lettere nere... Sono il quello che vogliono veramente dire. Cioè, terra a terra. So. Almeno è più facile... Ah, no, sono più sicuro qua nella classe. A parte... Questo qua è fantastico. Questi qua sono gli inglesi che possono tagliare via except le cose. Except set. Eccetto per Monica, che è un po' una stronza di cosa. Cioè, una stronza. Ah, non posso vincere, non è così? Beh, ha pagato bene alla fin fine. Ogni volta che clicco e non clicco mi viene l'ansia. Intendo, eccoci qui, lo sto leggendo. Beh, non è che risolva nessuno dei miei problemi. Magari. Ma noi ci stiamo divertendo, giusto? Quindi... Ragazzi, è abbastanza, ok. Hai intenzione di continuare a leggere o cosa? Sì, sì. Giro la pagina. C'è tutto nero. C'è tutto nero. Ti prego, non farlo. Non vuol dire niente. Sì, che vuol dire? Il tempo passa. Natsuki è stranamente silenzioso adesso. Silenzioso. Guardo verso di lei. Ok. Non ti molto. Sei impiccato? Che scherzo, l'ultima volta. Dai. Sembra che sia cominciato ad addormentarsi. Ehi, Natsuki. Non aprire gli occhi. Sì, ok. Perché non dovrebbe aprire gli occhi? Deve aprirli, se non un problema. Ah, improvvisamente Natsuki collassa su di me. Ehi! What the fuck? Anzi, come direbbe Jacksepticeye, what the fuck? Cos'è sta roba? Vai avanti, si muove, avanti, 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 avanti. Sì? Wow. Ma senti anche tu la musica? Sì, c'è tu. Certo, sono degli sorti. Cosa stai dicendo? Cosa ti... Vabbè, Gaster. Io ho capito tutto. Tu? Gaster, sei tu? Oh, giro. Magic, stai bene? No! Ma, domanda stupida. No, scherzo. Ho visto una tre quarti, pensavo avesse senso quella roba. Hai visto? Una tre quarti. Una frazione. Esatto. E sì, c'è anche la cedula elevata alla seconda. Ok, la cedula pensavo volesse dire qualcosa e dice no, non voglio dire assolutamente qui. Qui. Ecco, sì. Monica tira fuori, raggiunge la sua borsa, tira fuori una specie di barretta di proteine. Barretta proteica. Sì, la lancia a Natsuki. Come Natsuki. La lancia a Natsuki? Sì, la lancia nella direzione di Natsuki, cioè nel senso gliela passa così. E no? I suoi occhi si... Si riavvivano ancora. Non c'è la musica. Barretta, non c'è la musica. Accanto la barretta pavimento, immediatamente... Rompo la carta. No, ti arso letto, non ce l'ha. Ci ho detto di non andare. Non finisce la sua frase prima di mangiarsi la barretta. Va bene, non preoccuparti, che Kirito sta bene. Succede ogni tanto, sì, certo, che non si veda più la faccia e che parli con cedula la seconda. Ciao, Kirito, come. In quel caso mi ricorderò di tirargli un biscotto. Succede una volta ogni tanto. Ehi, come. E perché stai con una barretta nella mia borsa per lei? Comunque, perché non condividiamo i poemi adesso? No, ho paura. Li abbiamo già letti questi, no? In teoria. Per me sono tipo più distorti che altro. Leggi Monica. Perché Monica? Dovrei iniziare con Monica. Dovresti. Come, perché? C'è scritto dovrei iniziare con Monica. L'ultima volta sembrava. Dovrei iniziare con Monica. Ah, se l'ho detto lui. Ah, ok, ok. Sì, ma l'ultima volta sembrava. Non lo so, volevo fare in modo che uno sapesse che mi stessi impegnando. Se sei interessato a Natsuki, allora tieni sempre uno snack con te. Ti si stringerà a te come un cucciolo. E non farà. Dio. Il papà di Natsuki non gli dà il pranzo. Non gli dà i soldi per il pranzo e le lascia del cibo in casa. Quindi è di malumore molto spesso. Ok.
Ah, ma alcune volte perde tutte le sue forze e si chiude. Sì, uno che si stanca fa quelle cose. No, quello no, però il fatto che chiuda gli occhi. E crolli. È solo un'intuizione, ma penso che sia così piccola perché la malnutrizione stia interferendo con la sua crescita adolescenziale. Queste cose quando le dicevo. Ma, alcuni ragazzi piacciono i ragazzi piccoli, lo sai? Scusa, stavo solo cercando di guardare il lato positivo. Comunque, vuoi leggere un poema adesso? Va bene. Leggiamo il poema. È uguale. No, è diverso. È diverso? Ma sì, il buco nel muro? Buco nel muro, ma non stavo guardando a me. L'altro iniziava con sono stato un vicino rumoroso, un qualcun altro. È diverso, diverso. Ah. Buco nel muro, ma non stavo guardando a me. Confuso, freneticamente guardato all'intorno, cioè a quello che mi circondata. Ma i miei occhi bruciati non potevano più vedere i colori. Ci sono altri in questa stanza. Stanno parlando. Sono semplicemente poesie piatte. No, poesie su piatti fogli di carta. C'è il suono. Il rumore di. Penso di qualcosa che graffia freneticamente. Sto giocando le mie orecchie. La stanza comincia a crinkle, scricchiolare. Si chiude su di me. L'aria che io respiro si dissipa prima che raggiunga i miei polmoni, penso. Mi vado in panico, c'è, ci deve essere un'uscita, è proprio qui. Sprofondando nella paura, brandisco la mia penna. Non è per niente! No, è proprio diverso. Muro, proprio no. Ok. Grazie a te. Salva! No! Yuri, non scrivi nostro goto, almeno tu. Yuri Kenki. Scusa, mi sono dimenticato di iniziare a parlare. Ah, beh, cosa che ti fai? Va bene, non sforzarti. Non sto... Capita a tutti di dimenticarsi di parlare così. Cioè, questo è giusto, forse. Sotto la luce. Sì, è uguale questo. Davvero? Sì, questo è uguale. Future, Death, Calm. Sì, è il primo di Yuri questo. Yuri non fa nessun jumpscare, ok. Mi spiace così. No, non ci ha impiegato molto Yuri. Iniziamo dalle cose che non mi piacciono. Prima di tutto, Nazuki rilegge il mio poema. Non c'è niente. Non importa, non mi sento di darti la mia opinione. Qual è il punto di condividere poemi in primo luogo? Ho scritto quando avrei potuto fare altre cose. Infatti ricordo quando ho detto che volevo leggere il tuo poema? E quello che avevo in mente quando scrivevo questo. Voglio aiutarti a sentire abbastanza a tuo agio per condividere i tuoi. Come ha detto Monica. Io sono mio più agio condividendo il mio poema con te. Con il mio poema, se il tuo fosse stato brutto, devi mostrarmi qualcosa di stupido in modo che io potessi dirti: ah, beh, non è bellissimo, ma lascia che ti mostri cosa la vera letteratura. Cioè, com'è la vera letteratura. E tu l'hai rovinato! Spero che tu sia felice! Quindi, in altre parole, stai dicendo che ti è piaciuto? Va bene, gli rimane qualcosa, è come se gli rimanesse qualcosa bloccato in gola. Sei così, non capisci niente, non è così? Te l'ho già detto, non devi andare in giro annunciandolo a tutto il mondo come se fosse così importante. Sono sicuro di averlo mai detto una cosa di questo tipo. L'ho detto più a me stesso. Nazuki deve davvero odiarmi una cosa di questo tipo. Non posso capire se è una vittoria o una sconfitta, se gli è piaciuto il mio poema. In ogni caso, devi comunque mostrarmi il tuo, no? Va bene, ok. Solo perché Monica mi obbliga, se no non lo farei. Sì, questo è uguale. Guarda in giro la stanza. L'ultima volta che ce l'avamo riuniti tutti. Su un paio di notte che sto. L'ultima volta che ci siamo riuniti, la stanza si è sminchiata. Quindi ho paura. Clicca! Si è aperto la musica. Proprio stressati di quando l'ho anticipato. Con tutti mi stesso giudicando. Ok, è un caso di letteratura dopo tutto, alla fin fine è quello in cui sono coinvolto. Dentro la stanza Monica sta scrivendo qualcosa sul suo notebook. No, i suoi occhi. No, questo è diverso. Finisco i miei occhi finiscono su Yuri Nazuki. Si sta scambiando. Oddio. Si stanno scambiando le poesie.
le poesie, e quando è come se leggessero in tandem, la loro espressione cambia. Le sopracciglia di Nanzuki, oddio, Nanzuki mi ricordo questa situazione, continuano a alzarsi in frustrazione, mentre Yuri sorride tristemente. Che cos'è questo linguaggio? Hai detto qualcosa? Ah, non niente. Ok. Carino. No, è complicato, articolato. Il tuo è carino, carino. Tipo, hai perso sì questo angeletto. Sai che cosa sarebbe inquietante? Se esce sotto Help Me Sayori. No, no, guarda, ma, che sarebbe inquietante. Cioè, io sto prevedendo una cosa molto, molto più inquietante. Prevedibile, allora. È il fatto che l'ultima volta la situazione l'ha risolto Sayori. E stavolta sti cazzi che lo risolvi. È quello il problema. Io dicevo, magari esce sotto il Misayori, voglio vedere cosa tipo. Mi ricordo con Misayori. Cosa fuck? Scusami, no. Penso... No, ma sembrava andasse giù. Sì. Ha chiesto per il poema. Nazio che improvvisamente si alza. Oh! Si non ho realizzato che eri così. Stai provando a impressionare il nostro nuovo membro. Non è quello che io. No, sono solo. Si alza, magari sei così geloso. Perché pensi che non abbia prestato i miei consigli di più? Perché non me ne hai dati? Se tu sei pieno di te stesso, no? Non sono di me stesso. Va bene. Carinoso. Nazuki! Nazuki, quello è un po'. Non ti interessa! No, non riguarda te. Va bene. Edge. Scusa se il mio stile di vita è qualcosa è troppo per qualcuno. La musica può accelerare. Vedi? Se provo il mio punto di vista, mi piace delle persone che non riesco a leggere. Ma dici? Molte delle persone imparano a superare questa cosa dopo scuola media, lo sai? Se vuoi provare qualsiasi cosa, no, smetti di stressarmi con la tua personalità intossicata. Perché sta andando via Natsuki e Yuri? Non lo so, una cosa carina come difficile tu provi. Oh, può essere... Ma ti prego, mettiti le cuffie. Sì, no, mi sto spaccando i timpani. Oh, stai attento, potresti tagliarti... O tagliarti su quel bordo, Yuri? Oh, sbaglio, lo fai già, non è così? Mi hai accusato di tagliarmi? Che cazzo succede che non vai nella tua testa? Sì, vai avanti. Lasciamo che ti sento tutto quello che tu pensi. Sono sicuro che... Cosa? Che... Alzerei i tacchi per te dopo questo. Ah! Yuri si gira su di me come se io stessi invitando che sono qui. Kirito! Stavo provando a farmi sentire male. Quello non è vero. L'ha iniziato lei. Sta andando avanti da solo. Ah, perché sei su skip. E si è finito su skip e quindi non so cosa sia successo. Non ma... puoi skipare! Vabbè, ti devi andare avanti da solo. No, Yuri, scusa, perdono. No, Nazuki. Scegliere Monica forse è l'opzione migliore. Sì. Ciao. E sei soprattutto Monica. Scegliere... picchiarci. Non saresti dovuto finire in mezzo alla discussione, probabilmente è meglio starcene fuori. Torneremo dentro quando ho finito di urlare. Che presidentessa che sono, giusto? Non posso perfino confrontarmi con i miei membri del club propriamente. Vorrei essere un po' più assertivo, presente a volte, più determinato. Ma non ho mai avuto in me il fatto di mettere il mio piede sopra gli altri, cioè calpestare gli altri. Lo capisci, giusto? Comunque. Se ti vuol far spendere uno tempo con gli altri, allora va bene. Sarei felice di spendere tempo con te. Io con te. Io no. Io manco. Improvvisamente Nazuki esce dalla classe correndo. Piange. E va via. Oh, cara. Beh, sembra che abbiano finito. Non volevo farlo. Cosa non volevo fare? No, non volevo dirlo magari. No, sì. Non intendevo dirlo. No, tu. I didn't. No, I didn't mean it. Ah, cioè, allora non intendevo farlo nel senso che... Ha detto qualcosa. Esatto. Yuri è praticamente accucciata con i palmi delle mani, penso, sì. Sulla sua testa. Yuri, non intendevo. Ti credo. Tipo, non intendevo. Ti credo. Non hai idea di cosa
Io li potessi aver detto a Nazuki. Ho fatto. Vedi. Kirito, non odiarmi, per favore, per favore. Non sono così. C'è qualcosa che non va con me oggi? Va bene, Yuri. Lo sappiamo che non volevi farlo. Cioè, che non volevi dirlo. Secondo me hai detto solo qualcosa, perché sì. Nazuki stava correndo via. Cioè. Non, 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 era, Nazuki non era mutilata. Si dimenticherà di tutto entro domani. Completamente. Comunque, la riunione è finita, potete andare a casa. La messa è finita, andate in pace. No, grazie a Dio. Io riguardo lei come se volesse dire qualcosa, ma continuo a guardare Monica. Può andare per prima, Monica. Vorrei dire, vorrei stare un pochino di più. Sono presidentessa, quindi dovrei essere l'ultimo a uscire. Ti aspetterò quando avete finito. Lei sono vicepresidente, quindi lasciami prendere questa responsabilità per oggi, ok? Sembra quasi che tu mi voglia qua in giro per qualcosa, Yuri. E non è così. Non è così. È solo... Non ho avuto molta possibilità di discutere del mio libro con Kirito, volevo solo... Sarebbe solo imbarazzante se tu sentissi. Come l'ha scritto, sì? Tra gli asterischi. Ma tra virgolette, tra gli asterischi. E poi l'ultimo asterisco e l'ultima virgoletta sono fusi. Non ho una scelta, così. Scusa per causarti problemi. Sono io, mi sono preso male. Co? What the... You understand? Then understand? Do you understand? Il gioco ci ha fatto skippare tutta una parte. E non vorrei dire niente, ma guarda caso è successo quando Yuri ci voleva dire qualcosa. Cosa ci voleva dire? Mi taglio! Okay. Però il fatto che palese con cosa. Mandato dal cielo! Tu non sei mandato dal cielo! Estate! Risata Games no, ma Regge non l'avevo scritto. Flower ma Regge si alzava. No, qual era la parola in cui si alzavano entrambe? Sunny. Guardiamo se c'è ancora. Vediamo. Rosa. Coperte. Divertente. Pappi. Lollipop. Micro. Pink. Vacation. Faro. Socks. Cheer. Play. Bunny. Papa. Papa. Family. E infine. Kawaii. Headphone. Il volume al massimo. Sono letteralmente scioccato. Ho cliccato headphones. Ma penso che c'entrava qualcosa. No, credo che sarebbe successo comunque. Comunque sì, sarebbe successo alla fine. Ma il volume al massimo, guarda un po'. No scusa un attimo. Overwrite? Stai over. Non ce n'era nessuno. Vabbè, no, ho cliccato due volte magari. Scusa un attimo, Scegli a caso adesso, sì, casissimo. Sì. Così? Cosa cazzo era quello? Sto cazzo che succedeva. E tu hai visto cos'è? Allora, se tu vai ancora veloce, se compare ancora vuol dire che c'è... No, ma... No, era lì! Headphones, c'è headphones. Però adesso non conta niente. Vabbè, ma magari. Che cos'era la parola? Era headphones. No, per far brinciare. C'era Alphonse ancora. Vabbè, ma... Eccola! Poi, che cos'è? Vogliamo veramente questa farlo? Potrebbe... Porca... Ciao Yuri, come stai? Davvero tu hai quella parola? Perché... Mi sta saltando, parentesi, ciao Yuri. Scegli la parola. Vedi? Ah, ok, però tutto a posto, tranquillo. Robe! No, ma... Quella cosa che è successa prima a me mi ha inquietato di più, sinceramente, è quell'immagine strana. Ma non so perché, forse era solo la prima volta che lo facevi. Sì, magari era solo la prima volta. E perché ricaricando passa... adesso? Perché è la prima volta. Ma adesso chi abbiamo tenuto tra le due? Non abbiamo preso il non lo so, chi se ne frega. No, frega, perché stiamo seguendo una cosa. Al giorno prossimo dobbiamo incontrare, va bene, ok. Ciao Yuri.
c'è ancora non viva. Sono sicuro che ci sono Yuri, ma il peso di ieri è un po', ancora un po' nell'aria. Mentre Yuri mi prende in braccio e mi tira nell'angolo di una stanza. Riguardo a ieri, io devo scusarmi veramente. Niente di così era mai successo prima e cioè, deve essermi successo qualcosa, nel senso, non lo faccio di solito. Ma non devi preoccuparti troppo, anche se sono passati solo un po' di giorni, posso dire che c'era qualcosa che non andava ieri. Magari eravamo un po' troppo sensibili perché era la nostra prima volta a condividere i poemi, le poesie, ma qualunque cosa fosse, non mi farà pensare meno di te. E ho già deciso che non c'è modo che tu possa essere una cattiva persona e non... E adesso che ti stai scusando, lo sapevo, so davvero che tu non intendevi dirlo. Ah, Kirito, non dire queste cose così alla leggera. Mi rendono un po' troppo felice. Sono davvero felice, sono davvero contenta che tu sia una persona così comprensiva. Sono felice che tu sia andato a far parte del clan. Tutto è un po' più luminoso quando sei in giro e... Ah, scusa, cosa sto dicendo giusto adesso? Solo... Ehi ragazzi, hai visto Monica? Ah! No, non l'ho fatto! Mi stavo chiedendo anch'io dove fosse. Ragazzi... Ieri, immagino che neanche tu l'abbia visto, giusto? No, colta la sprovvista da quanto Nazuki stia parlando in modo calmo, riferendosi a lei. No, non l'ho vista. Non è proprio da lei. So che è stupido, ma non posso aiutarmi... Non posso farmelo che preoccuparmi un pochino. Cosa? Perché mi stai guardando in quel modo? Nazuki, riguardo a ieri, volevo solo scusarmi. Cioè, non intendevo niente di quello che ti ho detto. E farò il mio meglio per stare... Tenermi sotto, tenermi contro la rotta adesso in poi. Quindi, Yuri, di che cavolo stai parlando? Hai fatto qualcosa ieri? Ragazzi... Qualunque cosa ti fosse in testa, sono sicuro che non era niente. Non mi ricordo neanche niente di cattivo che è successo, ma io sto veramente dicendo queste parole, non me le sta facendo dire nessun altro, no! Andiamo su History dopo, voglio proprio vedere. Ah no. E why? What? Sei il genere di persona che si preoccupa un po' troppo delle cose, non è così? Disse Nazuki, sì, io ma sono vero Nazuki. Visto. La musica non ci piace. Caso. Perché io sono un vero Nazuki, non un robot che è stato sostituito. Io vero Nazuki. Ma accetto il tuo scuso comunque, se ti aiuta a sentirti meglio. Inoltre è bello saperlo, sentirselo dire, visto che ero spaventata che tu mi odiassi o qualcosa di questo tipo. No, per niente, non ti odio. Beh, sei un po' strano, ma non ti odio neanche io. Nazuki si gira verso di me. Un traio. Ah, sei ancora qui allora? Ehi! Precisamente la porta si apre. Scusate, sono super dispiaciuto. Mi scuso super. Sono super dispiaciuto. Ah, eccoti qua. Non volevo essere tardi, sono preoccupati. Ah, Nazuki stava. Cosa? Ah, spero che voi non foste preoccupati o niente. Nah, beh, però Nazuki lo era. Non è vero! Visto che i tuoi complimenti mi hanno messo di buon umore, mi stavo chiedendo se volevi passare un po' di tempo insieme oggi. Intendo, nel club. Beh, penso di sì. Non penso di poterti dire no dopo che mi hai dato quel libro. Quale libro? Me l'ha dato alla fine la copertura? Certo. Ah, sì, me l'ha dato prima. Solo che non l'avete letto. Ok. Devo solo fare... controllare che Nazuki non mi stia aspettando. Una volta che dopo che abbiamo finito di leggere ieri, lei... Sta bene, eh? Sta leggendo lì, non vedi? Non pensare così tanto a lei! È abituata a essere ignorata! Andiamo, mettiamoci qui. Mettiamoci dove? Cos'è stato? Vabbè che ha laggato un po', però... Adesso non cambiano più, le tengono così. Di cosa riguarda la storia? Beh, il portretto di Marco, questo qua è un Jus Camp, va bene, questo lo sapevamo.
Ah no, non diceva quel. No, non diceva questo. Potrete formarlo, era giusto. Sì, ma praticamente in pratica riguarda un campo religioso che è stato trasformato in una prigione per gli esperimenti umani. Le persone intrappolate hanno questo tratto che le trasforma in macchine assassine che desiderano sangue. Non lo diceva questo. Era diverso la trama. Ah, aspetta. Ma la cosa viene chiusa. Ah no, no, lei scusa, le cose si comunicano ancora di più. E iniziano a far, cioè, incrociare le persone e tagliando le loro membra e mettendole sulle. Potrebbe essere un po' spoiler questo, ma comunque. No. Mi piace davvero molto. Questa trama contiene gli spoiler. Il libro, intendo, il libro mi piace, non tutta quella roba riguardo. Ha detto veramente non tutta quella roba riguardo. Io stavo dicendo per specificare, ma lei ha detto veramente non tutta quella roba. What the fuck? È un po'. Sì, ma per curiosità, ti ricordi che cosa parlava il portrait of Marco? La prima volta? Sì. Io mi ricordo una ragazza che tipo entrava alla scuola, però poi scopriva che c'era questa facilità, cioè questa distretto dove facevano esperimenti sugli umani e rimaneva coinvolto in tutto questo, ma non parlava della cosa sugli esperimenti. Okay. Cioè sembrava che quella fosse solo dove fosse ambientato. Allora improvvisamente sto balbettando, non è così, in verità tutto improvvisamente suddenly spazio c'è spazio. Penso che sia tutto a posto allora. Ok, no, non è tutto a posto. No. Ma dovresti sapere con questo problema quando lascio. Ah sì, ok. My whole body? My whole body? Non c'è. Io penso. C'era scritto fosse... My whole body gets e poi robe schifo. Cos'è wall? E nel mio intero corpo diventa. E poi robe schifo. E io penso dove andare a parare, però YouTube friendly, quindi non lo diciamo. Sì, mi spiace se finisco a dire qualcosa di strano, per favore. Fermami se comincio qualcosa. Fermati, perché a me mi hai detto qualcosa di molto strano, cazzo. Molto. Beh, infatti. Così. E si è scritto. Potremmo iniziare. Se la leggere! Ok, salva. Scusa. No! Io ho letto I was just butting, stavo facendo le cose. Anch'io ho letto quel, ma scusate un attimo, abbiamo la possibilità, stiamo registrando, scusate, io posso aprire il file e andare a leggere quello che dice. Merda! Mi stavo bagnando! Nella sensazione del calore del tuo corpo. Questa qua non sta bene, se pensa a queste cose qua, oltre al fatto che si taglia, non sta bene. Ma penso che ci sia qualcosa di enormemente sbagliato. Io ho visto mangiare. No, ma hit, perché sono le ultime tre parole di hit. Ah, è vero. Ah. Cioè, hit. Come normale per adesso. Sì. E poi Rola com'è che diventa? Grazie. Va bene. Ah. Sei così pazzo. Ma sei anche normale. Hit. Continuiamo a leggere. Potrebbe essere un po' stupido, ma il protagonista mi ricorda di te. Questa espressione non la faceva. È vero. Almeno. Neanche io me la ricordo. Oppure lo chiedeva dopo questa cosa a Kirito. Io mi ricordo che il protagonista gliela chiedeva dopo, che gli diceva tipo, Un po' inquietante secondo me questa cosa. Ma non sono collegata minimamente a questo personaggio. No, non sono io. Davvero? Pensavo che era un pensiero, una cosa da dire, ma... è quello di cui stavi parlando? Scusa. Pensavo intendessi qualcos'altro riguardo a lei. Qualcos'altro? Non importa, ma cosa è guarda. Non ci siamo neanche arrivati, quindi... Quindi non posso, non so come mi è arrivato, mi è venuto in mente. io ti sto. Ma di cosa sta parlando? Mi sono perso un secondo io. Allora, il fatto è che lui collegava lei alla protagonista per un modo di fare. Ok. Ma lei si è agitata tantissimo perché pensava che la collegasse per un'altra ragione. Non ho capito se la collegava fisicamente. Cioè tipo, ehi,
sembri proprio la protagonista, o è tipo e questo l'ha fatta agitare per qualche motivo, come se, non ti vengo perché, non lo so, lei fosse la protagonista, cioè proprio lei fosse quello di cui parla il libro. Certo. Oppure perché c'è una parte più avanti nel libro, diceva lei, dove la protagonista fa una cosa che le ricorda lei. Ok, ho ripreso il filo. Penso, eh? Sì, sì. Sì, è un po' strano. Si sta sentendo male qualcosa? Il tuo respiro è un po' nel respiro? Mette le mani sul suo petto per sentire il suo battito del cuore. Non me ne ero accorta. E comunque sto bene! Non sono bisogno di un po' di acqua. Va bene, no? Cosa succede se non prendi l'acqua? No, non è successo. Yuri si alza, ancora tempo. E corre successo. Fuori dalla classe. Che cavolo è successo, Kirito? È successo qualcosa di male? Non ho idea. Si stava agendo in modo strano, penso. Quindi non sai niente. Scusa. Sono sicuro che tu non avessi fatto niente a me. Esatto. No, niente! Non preoccuparti, ti credo, sciocco. A volte fa così, non c'è bisogno di allarmarsi. Niente di allarmante. Va bene, se dici così. Sì. Quindi perché non iniziamo a leggere i poemi? Sì! Non aspettiamo Yuri, però. Beh, potrebbe volerci un po' fare questa complicata operazione, l'ho aggiunto in questa parte. Quindi ho pensato che iniziamo senza di lei. Va bene? No. Sì, stavo solo chiedendo, mi alzo. Faccio un'auto mentale dove abbiamo lasciato il libro, questo qua è uguale, ok. Yuri, non c'è. È andata via, è andata ad allargarsi. Sì. In infermeria. Oh! Non fate gli atti in infermeria. Doveva far rima con andata via. Vero. Ma non è terribile. Cosa? Brutto rispetto al mio ultimo. Ma mi sa che ancora una volta è buono. Ah, è buono tanto quanto il tuo ultimo. Ah no, se fosse stato buono come il tuo ultimo sarei stata completamente... Ah, mi sarei stato molto scocciato. Volevo provare qualcosa di diverso questa volta. In realtà no. Sembra giusto. Sei ancora nuovo a questo, non ti aspetto di trovare... Non mi aspetto che trovi il tuo stile subito. Intendo, tutti in questo club sono diversi gli uni dagli altri. Magari troverai un po'... Ah, magari avrai influenzato un po' di tutti noi, per esempio. Ho notato che passai molto più tempo con Yuri oggi, non che me ne importa con chi tu spendi il tempo. Dopo tutto, mi hanno insegnato a non aspettarmi niente da nessuno. Quindi anche se stia aspettando così questo tipo. Comunque dovresti almeno dare un'occhiata alla mia poesia. Imparerei qualcosa da questo. Va bene che ti faceva spiegare in modo facile, magari. D3BLB, BZB3V, YL. Froaz, uguale. Kirito, perché non hai letto con me oggi? Ti stavo aspettando. Ti ho aspettato per tanto tempo. Non iniziare a piangere, ti prego. Non l'ho fatto apposta. È Yuri che mi ha detto. Ma vedi cazzo con me. Era l'unica cosa per cui non vedevo l'ora di fare oggi. Perché l'hai rovinata? Ti piace di più Yuri? È vero, cioè non proprio, in questa route no. Sì, questa route no. Penso che tu faresti meglio non stare con lei. Mi stai ascoltando? Yuri è una pazza. Dovrebbe essere ovvio. Ragazzi... Oh! Aspetta! Incoming! Dovrebbe essere ovvio adesso. Quindi gioca con me invece! Le proteine! Ok! Non ti odi, Kirito! Dammi le proteine, veloci! Mi odi? Le proteine! No, aspetta, non riesco a leggere per stupido! Vuoi andare? Vuoi che vada a casa piangendo? Sta sanguinando! Le proteine, veloci! Il club è l'unico posto dove mi sento al sicuro! Non rovinarlo per me! Non rovinarlo! Per favore! Metti di parlare a io! Ma non stai dicendo nulla! Gioca con me invece! Non ci gioco con te se fai così! È tutto quello che è! Gioca con me! Gioca con me! Datele le proteine! Ah! Non ci gioco con te! Fermo! Un secondo! No, che non ci gioco con te! Dio santo! Ma stiamo scherzando! Ma stiamo scherzando!
aspettiamo che lo dici tu. Ma scherziamo, andiamo. Le proteine, qualcuno non ha dato le proteine.